loro nome. Sono gli Spartani e questa è la loro storia. Dall'VIII al V secolo a.C. Sparta fu l'oggetto di invidia dell'antica Grecia, un territorio costellato da centinaia di città-stato, spesso in guerra. La maggior parte dei greci ammirava gli Spartani e nello stesso tempo li temeva. Quando un'armata spartana, anche se di modeste dimensioni, si avvicinava al loro territorio, la fama di grandi soldati di cui godeva questo popolo non poteva non spingere i greci a preoccuparsi per la propria incolumità. La sola vista della macchina bellica spartana metteva in fuga i nemici. Anche quando le battaglie venivano effettivamente combattute, coinvolgevano un numero limitato di soldati e duravano pochi giorni. Ma all'inizio del V secolo a.C. la situazione fu stravolta da una massiccia invasione proveniente dall'est. La Persia, un vasto impero ansioso di estendere i propri confini, arrivò in Grecia con un formidabile esercito composto da 200.000 unità. I greci, guidati da Sparta, affrontarono coraggiosamente la sfida. Nel 480 a.C. i soldati spartani approntarono una difesa leggendaria alle Termopili, rovesciando le sorti della guerra a favore di un'intera nazione. Poi, un anno dopo, sui campi di Platea, gli spartani sbaragliarono la fanteria persiana in una delle battaglie più sanguinose della storia. Il generale Pausania e gli straordinari guerrieri sotto il suo comando furono accolti da eroi. Ma quando le poche truppe persiane sopravvissute si ritirarono, i greci cominciarono a domandarsi quando attaccheranno di nuovo. Non avevano annientato il potere dei persiani né il loro impero. Non li avevano privati delle ricchezze né distrutto il loro esercito. Quindi ogni greco di buon senso non poteva non sapere che i persiani sarebbero nuovamente tornati all'attacco. I greci, che difficilmente trovavano un accordo tra di loro, crearono un'alleanza instabile per affrontare i persiani e affidarono ancora una volta il comando a Pausania. Ma nel 477 a.C. Pausania fu sostituito da un ateniese. Sparta fu felice di lasciare il ruolo di guida dell'alleanza greca e di ritornare al suo ruolo di egemone della Lega Peloponnesiaca, una confederazione di città-stato della Grecia meridionale meno coinvolta. Gli Spartani sembravano assolutamente determinati ad abbandonare ogni genere di responsabilità. Sembravano interessati soltanto a mantenere la loro egemonia nel Peloponneso, a tornare a guidare la loro lega. Poi c'erano i Messeni. Sparta aveva conquistato la Messenia circa 200 anni prima e aveva creato una classe di contadini schiavi chiamati Iloti. Ma gli Iloti erano molto più numerosi degli Spartani in un rapporto di 10-1 e il pericolo di una ribellione era costantemente in agguato. Nel frattempo Sparta e Atene rimasero in buoni rapporti, nonostante un passato di difficile convivenza. Il politico più importante di Atene era Cimone, amico fidato degli Spartani che ricambiavano la fiducia nei suoi confronti e che proprio in virtù di questo non erano preoccupati degli ateniesi, quindi tutto sembrava andar bene. Cimone aveva un grande rispetto per gli Spartani e per la loro totale dedizione alla disciplina e all'obbedienza, ma gli aristocratici che insieme a lui guidavano la città avevano la certezza di non poter contare sull'appoggio di Sparta in caso di un nuovo attacco dei persiani. Erano convinti che Sparta rappresentasse una grave minaccia. Allo stesso modo, gli Spartani si accorsero che gli Ateniesi ora temevano loro, le loro colonie e anche i loro alleati stranieri.
Fu questo il motivo che spinse Atene a costituire una sua alleanza chiamata Lega di Delo, dal nome dell'isola sacra di Delo, dove era custodito il tesoro della Confederazione. Facevano parte dell'alleanza le città-stato del nord, gran parte delle isole dell'Egeo e le città-stato della costa occidentale dell'Asia Minore, in precedenza sotto il controllo persiano. Atene richiedeva ai suoi alleati la lealtà e il pagamento di pesanti tributi per rifornire e mantenere la flotta navale. La Lega usò la forza con alcuni stati contrari ad unirvisi, asserendo che non potevano rimanere indipendenti, perché avendoli liberati dalla Persia e sorvegliando i mari nei quali si stavano arricchendo, dovevano contribuire per saldare il debito. L'incessante pattugliamento delle acque greche da parte della flotta ateniese riuscì a eliminare la minaccia persiana. Poco dopo, diversi membri della Lega di Delo non vollero più farne parte. La reazione fra gli ateniesi e gli alleati fu come quella fra il Nord America di Lincoln e il Sud, quando quest'ultimo palesò le sue prime intenzioni di secessione. Usarono la forza per soffocare le ribellioni. Gradualmente la flotta ateniese divenne più forte e gli alleati più deboli, e questo portò alla nascita dell'impero ateniese. Dal 465 a.C. gli ateniesi cominciarono a rivaleggiare con gli spartani per la supremazia. Con la loro imponente presenza navale, gli ateniesi dominavano i mari, mentre l'armata tanto celebrata di Sparta era invincibile a terra. Si vennero a creare due blocchi di potere con due differenti ideologie. Sparta pretese che le città-stato della Lega Peloponnesiaca divenissero oligarchie, dominate cioè da pochi privilegiati, mentre i membri della Lega Delio-Attica abbracciarono la democrazia. I due giganti greci erano in rotta di collisione verso la guerra quando accadde qualcosa di inaspettato. Un violento terremoto scosse i territori di Sparta, provocando la morte di molti dei suoi abitanti. E gli Iloti della Messenia approfittarono di questo disastro naturale per scatenare una ribellione. Più di 1000 spartani morirono a causa di quel terremoto, lasciando solo 9000 opliti a soffocare la ribellione. In preda alla disperazione chiesero aiuto al loro alleato Cimone, che rischiando in prima persona riuscì a convincere la riluttante assemblea ateniese a mandare delle truppe a Sparta. Da Atene fu inviato un ingente esercito con lo scopo di soffocare le rivolte degli Iloti. Ma appena gli ateniesi entrarono nella città, molti spartani cambiarono idea. Gli spartani li insultarono e li minacciarono di usare la forza per rispedirli a casa. Ebbero una reazione simile dopo aver visto il modo, a parer loro spregiudicato, in cui gli ateniesi cercavano di convincere la popolazione a rivedere le loro posizioni. Gli ateniesi, infatti, essendo democratici, non potevano accettare che gli spartani assoggettassero tutte le popolazioni della Grecia come avevano fatto con gli Iloti. In quel momento capirono che fra di loro c'erano troppe differenze e che non avrebbero mai potuto essere alleati. La reazione offensiva da parte degli spartani creò tensione all'interno dell'assemblea ateniese, indebolendo inoltre la linea politica tenuta dalla vecchia classe aristocratica. Cimone fu preso come capro espiatorio e come punizione fu esiliato da Atene per 10 anni. A Sparta la rivolta dei Messeni infuriò per altri 2 anni. Nel 462 a.C. la ribellione viene finalmente stroncata, ma altri pericoli si profilarono a nord, dove Atene portava avanti la sua politica espansionistica, stringendo alleanze anche con la Tessaglia e Argo. Questo fece crescere la preoccupazione fra gli spartani, dal momento che anche Argo, loro antica rivale, era diventata democratica. Ora erano doppiamente preoccupati, da una parte a causa delle conseguenze che le idee democratiche potevano avere anche sulla loro società, dall'altra per i cambiamenti che potevano portare nel gioco delle alleanze con altri popoli. Alla fine, nel 459 a.C., Atene e Sparta arrivarono allo scontro, anche se in realtà la cosiddetta prima guerra del Peloponneso si trasformò presto in una serie di rapidi attacchi contro gli opposti alleati. In alcuni momenti il conflitto si inaspriva, scatenando violente battaglie, mentre in altri si limitava a dare vita a semplici schermaglie militari da entrambi gli schieramenti. In realtà non diventò mai una vera e propria guerra.
Nel frattempo il comando passò da Cimone a Pericle, un giovane venuto alla ribalta della vita politica che diventerà l'uomo più importante di Atene per i successivi 30 anni. Una delle mosse fondamentali di Pericle fu prendere in consegna il tesoro della Lega di Delo, che in origine era sotto il controllo degli alleati. A metà del V secolo, gli ateniesi riportarono il tesoro da Delo ad Atene. Fu questo il momento cruciale in cui gli ateniesi conquistarono il ruolo di guida dell'alleanza. Grazie a questo improvviso afflusso di ricchezza, Pericle intraprese un programma di opere pubbliche che raggiunse livelli, costi e splendori senza precedenti e che diede il via a un periodo di fiorente sviluppo culturale conosciuto come l'Epoca d'Oro. Pericle, per prima cosa, fece costruire delle mura di cinta che dalla città si estendevano fino al porto del Pireo, in modo da poter resistere a ogni futuro assedio. In breve tempo Atene divenne una città inespugnabile, capace di importare cibo dalla Crimea e dall'Egitto grazie a una potente flotta allestita in modo da respingere ogni tentativo spartano di minacciare le sue linee di rifornimento. Atene diventò così un importante centro commerciale, navale e militare, e mantenendo il controllo sul Pireo sarebbe stata tutelata in caso le fossero stati interrotti i rifornimenti di grano. Inoltre Pericle ordinò di iniziare i lavori del complesso dei templi sull'Acropoli, distrutto 30 anni prima dai saccheggi dell'esercito persiano. Molto dell'ottimismo che si respirava nella cultura ateniese del V secolo derivava dalla vittoria sui persiani. Fu così che ebbe inizio il periodo della cultura greca classica, della scultura eroica, delle tragedie di Eschilo, Sofocle e di Euripide, delle commedie di Aristofane e delle storiografie di Erodoto e Tucidide. Anche i brillanti filosofi Socrate e Platone sono figli di questo periodo. Ma forse il risultato più spettacolare di quest'epoca fu il Partenone, o Tempio della Dea Vergine. All'interno di questa magnifica struttura in marmo c'era una gigantesca statua in avorio e oro di Atena, considerata la divina protettrice del potere militare della città. Oggi la costruzione di una struttura come il Partenone, che continua ad essere considerato il capolavoro dell'architettura greca, costerebbe più di mezzo miliardo di dollari. Sotto l'astuto comando di Pericle, Atene divenne il centro della vita intellettuale e culturale dell'Egeo. Una splendida città di 60.000 abitanti in forte contrasto con la severa Sparta, dove la crescente influenza della sua vicina, a nord-est, era motivo di forte preoccupazione. Sparta era terrorizzata dal potere sempre più in ascesa di Atene. Così cominciò a pensare di distruggerla in qualche modo. Non poteva permettersi di avere una rivale tanto forte. E così, dalla metà del V secolo a.C., Atene e Sparta, le due città-stato più potenti della Grecia, furono costantemente sull'orlo di una guerra totale. Dal 450 a.C. la bilancia del potere si spostò da Sparta ad Atene, dove l'epoca d'oro fiorì in tutto il suo splendore. Ma a Sparta questo sfoggio di stravaganza fu visto con paura e sospetto, perché considerato una grave minaccia alla sua intenzione di conquistare la supremazia. Gli Spartani erano un popolo molto arrogante. Per loro era fondamentale sentirsi l'unica potenza incontrastata della Grecia. Volevano avere la supremazia assoluta. Per ribadire la loro superiorità, nel 446 a.C. gli Spartani invasero l'Attica, costringendo poco dopo gli Ateniesi a una tregua. L'anno successivo fu concordata da entrambe le parti la pace dei 30 anni, che pose fine alla prima guerra del Peloponneso e in seguito alla quale Sparta tornò ad occuparsi esclusivamente dei suoi affari interni, così come avvenne con l'America dopo la prima guerra mondiale. Nonostante ciò, nei 10 anni successivi, gli Ateniesi continuarono a interferire nelle attività dei membri della Lega Peloponnesiaca, obbligando Sparta ad abbandonare il suo isolazionismo. Atene cominciò ad espandere la sua influenza in Macedonia, in Tracia e nelle isole Egee, conquistando le piccole città e le colonie un tempo sotto il dominio di Sparta.
Tutto questo fu ovviamente recepito dagli Spartani come il primo e inequivocabile passo di un attacco che presto si sarebbe scatenato contro di loro. I Corinzi, uno degli alleati più importanti di Sparta, erano convinti che le intenzioni di Atene fossero dividere la Lega Peloponnesiaca in modo da diventare la potenza egemone di tutto l'Egeo. Ma gli Spartani volevano evitare lo scontro. Erano tutt'altro che impazienti di attaccare Atene, perché sapevano che non sarebbe stata una guerra facile, dal momento che gli ateniesi avevano una flotta con cui non erano in grado di competere. Di fatto, Sparta non possedeva una flotta capace di tenergli testa. Per allestire e mantenere una flotta imponente servivano ingenti capitali e gli Spartani avevano a lungo rifiutato di adottare un qualsiasi tipo di sistema monetario, convinti che ciò avrebbe portato nella loro società solo ingiustizia e inutili tentazioni dall'esterno. Gli Spartani non disponevano di capitali in denaro e quindi non potevano sostenere le spese per la costituzione e il mantenimento di una flotta, ad esempio, di 200 navi, per la quale sarebbero serviti circa 40.000 uomini oltre ai marinai. Gli ateniesi invece avevano un sistema per aumentare i propri capitali e provvedere ai rifornimenti. Sparta rimase diffidente e continuò a rifiutare di essere trascinata in una guerra, ma fu obbligata a prendere una posizione quando nel 432 a.C. gli alleati della Lega Peloponnesiaca convocarono un incontro di emergenza. Molte città biasimarono il comportamento di Atene e accusarono Sparta di incoraggiarla, con la sua indifferenza, a continuare nella sua politica di aggressione. Crebbe ulteriormente lo scontento e con esso la sensazione che questi problemi potessero essere risolti solo con una guerra e non con dei negoziati di pace. L'obiettivo dichiarato di Sparta alla fine della pace dei Trent'anni fu liberare la Grecia, restituendo l'autonomia agli stati soggetti al potere di Atene attraverso una strategia semplice: marciare sull'Attica e costringere gli ateniesi a una battaglia di terra. Mobilitarono quella che probabilmente fu la più grande armata che la Lega Peloponnesiaca avesse mai messo in campo. Un esercito formato da circa 60.000 uomini che nella tarda primavera del 431 marciò verso nord attraverso l'Istmo fino alla pianura di Megara, da dove raggiunse la pianura dell'Attica. La terribile macchina bellica spartana, temuta da tutti, si era messa in moto e Pericle era determinato a evitare uno scontro frontale. Così elaborò una strategia su due fronti che prevedeva l'offensiva dal mare e la difesa da terra. In mare, gli ateniesi salparono con 100 navi da guerra, chiamate trireme, per effettuare una serie di incursioni nel Peloponneso. A terra, invece, il piano di Pericle si rivelò di più difficile attuazione, poiché si basava su un approccio non convenzionale alla guerra. La strategia di Pericle consisteva nell'evitare a tutti i costi il consueto modo di condurre una guerra, cioè evitare uno scontro tra opliti dei due fronti nemici. Pericle ordinò di evacuare circa 100.000 ettari dell'Attica e di portare i contadini insieme alle loro famiglie, probabilmente più di 100.000 persone in tutto, all'interno delle mura di Atene, da dove avrebbero dovuto resistere agli attacchi contando sui rifornimenti provenienti dal mare. Il porto era molto sicuro e le mura di cinta imponenti, quindi da lì era possibile importare tutto il cibo necessario e mantenere il controllo sull'impero. Potevano contare su una grande quantità di capitali provenienti da tutto l'impero per mantenere la flotta e controllare i mari. Sparta non aveva esperienza in fatto di assedi, per questo i suoi soldati non riuscirono ad aprirsi un varco nelle mura di Atene. Combattevano secondo il classico modo greco di condurre una guerra, che consisteva nell'attaccare il territorio nemico in segno di affronto alla virilità, alla sovranità e all'orgoglio nazionale dei suoi abitanti. Tagliavano gli olivi e bruciavano i campi di grano per far uscire allo scoperto gli avversari, accecati dalla rabbia, e annientarli in battaglia. Ma gli ateniesi rifiutarono il confronto. Rimasero barricati all'interno della città, protetti da numerose serie di mura, incluse le lunghe mura, che si estendevano per quasi 8 chilometri fino al porto del Pireo. La reazione degli ateniesi lasciò gli Spartani incerti sul da farsi. Il loro modo di condurre una guerra, infatti, si basava su una consuetudine. Quando si invade un territorio, il nemico esce allo scoperto
e viene annientato. Frustrati dal comportamento degli ateniesi, gli Spartani continuarono a saccheggiare i campi dell'Attica. Ma Sparta non era in grado di rifornire un esercito tanto imponente e per questo motivo i suoi soldati non potevano semplicemente aspettare che gli ateniesi uscissero allo scoperto per combattere. Un mese dopo il loro arrivo, le truppe scoraggiate fecero ritorno alla loro città. Durante il primo anno del suo mandato, Pericle sembrò un genio agli occhi della sua gente, ma non considerò il fatto che una città, costruita per ospitare fra i 75 e i 125 mila abitanti, non era equipaggiata per ospitarne fino a 300 mila durante i mesi estivi. Non c'era un numero sufficiente di alloggi e non aveva un sistema fognario e un sistema idrico adeguati. L'errore di Pericle, tuttavia, non ebbe niente a che vedere con la situazione sanitaria o il sovraffollamento della sua città. Sottovalutò gli effetti che la guerra avrebbe avuto sui suoi concittadini. Restare arroccato all'interno delle mura mentre gli Spartani saccheggiavano la sua terra era una scelta contraria alla mentalità e alla morale di un soldato greco. Quando l'estate seguente gli Spartani marciarono nuovamente sull'Attica, la strategia di Pericle fu messa sotto accusa. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere cosa sarebbe successo poco dopo. Atene fu colpita da una terribile epidemia di peste che decimò circa un terzo della popolazione. Se calcolassimo l'ammontare della perdita in rapporto all'odierna popolazione americana, dovremmo parlare di 90 milioni di vittime. Gli effetti devastanti di questa malattia mortale, probabilmente importata attraverso una nave di grano egiziana, trasformò le strade di Atene in luoghi dominati dall'orrore, in cui si trascinavano moribonde persone di tutte le età e di tutte le condizioni sociali. La peste non fece favoritismi. L'effetto della peste fu quello di gettare Atene e di conseguenza il suo esercito e la sua flotta in uno stato di profondo caos. All'improvviso, la strategia ateniese non sembrò più vincente. Anche perché Pericle, l'uomo che l'aveva imposta, non era più lì per portarla avanti. La morte di Pericle lasciò Atene preda delle diverse fazioni e di avventati governanti. Ma con lui era morto anche qualcosa di più profondo, il suo ambizioso sogno. Questo causò gravi problemi agli ateniesi, perché non c'era una persona in grado di sostituire Pericle, che fra l'altro non aveva designato un suo successore, senza considerare il fatto che tutti coloro i quali pensavano di poterne prendere il posto avevano idee molto diverse e mancavano dell'autorità di cui godeva lo stratega. Così Atene si trovò in grande difficoltà. Oltre alle perdite devastanti, la peste provocò anche notevoli danni psicologici agli ateniesi che cominciarono a mettere in dubbio la fede negli dèi e la fiducia in se stessi. Come conseguenza di tutto ciò invocarono la tregua, ma a quel punto gli Spartani, credendo di essere vicini alla vittoria, respinsero le offerte di pace e la guerra continuò. Per gli Spartani, gli Ateniesi erano diventati dei codardi e, considerato il comportamento rinunciatario che gli impediva di uscire allo scoperto per combattere, non accettarono la loro proposta di pace. Non potevano fare accordi con chi non aveva il coraggio di affrontarli. Per un attimo vacillarono, ma gli Ateniesi erano un popolo in grado di reagire alle avversità. Così radunarono 250 trireme, realizzando il più grande spiegamento navale della guerra che utilizzarono per sedare una rivolta scoppiata sull'isola di Lesbo e occupare i porti di Mitilene. L'anno successivo, il 427 a.C., a Minoa, il generale Nicia condusse Atene alla vittoria. Gli Spartani risposero con una decisiva vittoria a Platea. Fu così che la guerra del Peloponneso si propagò dalla città al porto, alle isole e fino a tutto l'Egeo in un incalzare di attacchi e contrattacchi, di rivolte e repressioni. Sia Atene che Sparta, nei primi anni della guerra, si trovavano in difficoltà perché nessuna delle due era in grado di prevalere sull'altra. Nonostante il coraggio dimostrato, furono soprattutto gli Ateniesi a subire i terribili effetti della guerra. La popolazione fu decimata, le terre devastate e le loro ricchezze quasi esaurite. Tuttavia, all'approssimarsi della campagna militare del 425, Atene si preparò valorosamente alla battaglia.
Quell'estate, a Pilo, sulle coste occidentali della Grecia, gli ateniesi obbligarono a una resa senza precedenti 120 soldati spartani, infrangendo per sempre il mito coltivato assiduamente che nessuna forza militare né disastro naturale potesse far cedere le armi a questo popolo. Gli Spartani furono sconvolti dall'accaduto perché nessuno avrebbe mai creduto che si potessero arrendere. Era inconcepibile. Non era mai successo prima. Volevano a tutti i costi rivalersi di quella sconfitta, ma non potevano permettere che gli uomini presi in ostaggio venissero uccisi. Fu proprio questo che alla fine li indusse ad accettare la pace. Ma in quali termini? Dopo 6 anni di battaglie estenuanti, nessuna delle controparti aveva raggiunto risultati concreti. Sparta non riuscì a liberare la Grecia dal dominio dell'impero ateniese, mentre Atene non ottenne la sicurezza che cercava, il motivo principale per cui Pericle aveva corso i rischi di una guerra. Sembrava che il prezzo in vite, sofferenze e denaro fosse stato del tutto vano. Alla fine, una pace non certo facile sarebbe stata infranta a causa di uno dei personaggi più stravaganti e imprevedibili della storia. L'umiliante resa degli Spartani a Pilo nel 425 a.C. cambiò completamente il corso della guerra del Peloponneso. Sparta, con 120 opliti fatti prigionieri, non aveva altra possibilità che cercare la pace in termini estremamente favorevoli ad Atene, che considerava questa una vittoria da assaporare fino in fondo. Gli Spartani non avrebbero mai accettato una simile umiliazione senza quella resa. Tutta la Grecia rimase scioccata dalla notizia che i soldati spartani avevano deposto le armi e si erano arresi. Sparta e Atene arrivarono nuovamente a delle trattative, ma questa volta in un clima politico favorevole alla pace. Entrambe le parti avevano ragioni importanti per volere la pace. Gli Ateniesi avevano perso Anfipoli, una città importante del nord con accesso alle rotte del commercio del legno, e in generale parte del controllo su tutto il loro impero. Gli Spartani invece avevano perso un numero significativo di soldati, catturati nel 425 e tenuti in ostaggio ad Atene. Raggiunsero una pace fragile e le ostilità ebbero nuovamente inizio. Quando le due parti tornarono ancora una volta su posizioni di guerra, Sparta minacciò di fortificare un avamposto all'interno dell'Attica. Con 120 soldati tenuti ancora prigionieri era un rischio, ma l'audace bluff funzionò e Atene accettò i termini dell'accordo. Le clausole del contratto, chiamato la pace di Nicea, furono concepite per vincolare l'accordo per 50 anni. I combattimenti si fermarono e i soldati spartani prigionieri caduti in disgrazia furono finalmente rilasciati. In teoria entrambe le parti deposero le armi, ma si venne a creare una situazione simile alla guerra fredda. Sorsero subito dei problemi. Molti tra gli alleati di Sparta rifiutarono di accettare il trattato, inclusi la Beozia, Megara e Corinto. La pace di Nicea dovette essere consolidata da un accordo separato tra Atene e Sparta. E anche questo in qualche modo contribuì al fallimento del trattato, perché alcuni alleati, sia di Sparta che di Atene, pensarono che le due potenze stessero tramando qualcosa alle loro spalle. Quindi si venne a creare una situazione di tensione ancora più forte da entrambe le parti. Nel frattempo ad Atene emerse un nuovo personaggio, un uomo che amava deridere l'autorità e provocare i conservatori e che avrebbe dimostrato di essere uno degli uomini più stravaganti della storia. Il suo nome era Alcibiade. Era un uomo tremendamente ambizioso, un po' come John Kennedy e il generale Patton messi assieme, una sorta di antesignano di Alessandro Magno. Proveniva da una famiglia estremamente ricca e fu un grande eroe di guerra e perfino allievo di Socrate. Suo padre morì quando lui era ancora molto giovane e fu affidato alle cure del grande Pericle. Questi ebbe un'influenza enorme su Alcibiade. Per il resto della sua vita, infatti, cercò di superare il suo maestro, sviluppando una personalità ancora più forte di quella che già possedeva. Era amato sia dagli uomini che dalle donne per via della sua personalità camaleontica che lo rese la figura più affascinante della sua epoca. Alcibiade era anche un uomo senza scrupoli e incredibilmente persuasivo.
strinse presto alleanze con alcune città-stato chiave del Peloponneso, incluse Elide, Mantinea e Argo. Com'era prevedibile, questo ravvivò le ostilità con Sparta e destabilizzò la già fragile pace di Nicea. Nel frattempo Argo stava costituendo una lega indipendente formata dalle città democratiche del Peloponneso che volevano combattere Sparta. L'adesione di Atene segnò un momento fondamentale nella storia greca e nella storia della democrazia. Tutto questo culminò nella battaglia di Mantinea che avvenne nel 418. Situata proprio alle spalle di Sparta, quella a Mantinea era una battaglia che andava vinta. Ma gli Spartani si ritrovarono subito aggirati dal nemico e, in previsione di una sicura disfatta, ruppero le fila, contravvenendo agli ordini del loro re. Fu una mossa improvvisa che andava contro tutto quello che avevano imparato fin da bambini. Sparta fu molto fortunata quel giorno. Gli ufficiali si rifiutarono di obbedire agli ordini, anche sapendo che sarebbero stati puniti per questo. Ma paradossalmente fu proprio quell'ammutinamento che permise agli Spartani di contrastare la manovra ateniese e di difendere con successo la città che altrimenti sarebbe caduta in mano al nemico. Argo rinunciò subito alla sua alleanza con Atene e si unì di nuovo a Sparta. Con suo grande stupore, Alcibiade non fu messo sotto accusa e nei due anni successivi si dedicò a un piano molto complesso che espose all'assemblea da questo podio. Il piano di Alcibiade era assurdo. In pratica voleva svuotare la città di Atene per allestire una flotta costituita da 200 navi, con a bordo 40.000 uomini, che avrebbero navigato per circa 1.500 chilometri e sferrato l'attacco a una città molto potente, oltre che alleata di Sparta. L'obiettivo era Siracusa, in Sicilia, una zona di terre fertili e di grandi risorse minerarie. Nicea era nettamente contrario al piano, ma il fascino di Alcibiade ebbe la meglio. Alcibiade potrebbe essere paragonato a Bill Clinton e Nicea a Bob Dole, perché era un uomo troppo cauto e conservatore, uno spartano ad Atene, mentre Alcibiade era il più ateniese degli ateniesi e il più coraggioso dei coraggiosi e traeva un enorme piacere nel superare in furbizia gli altri. Nicea dichiarò che era imprudente attaccare Siracusa con una situazione tanto complessa in Grecia, ma quando il voto dell'assemblea diede ragione ad Alcibiade, fu costretto a rischiare. Cercò di convincere l'assemblea che Siracusa era un avversario temibile e che avrebbe richiesto l'impiego di un esercito massiccio e potente. Sperava che gli ateniesi si spaventassero per gli alti costi dell'impresa e che fermassero la guerra, ma l'assemblea diede la sua approvazione. Nicea capì subito che il suo tentativo era fallito e che ormai era troppo tardi. Atene, spinta dalla retorica di Alcibiade, si era fatta coinvolgere dalla brama della guerra. Atene alla fine acconsentì a tutte le richieste di Alcibiade e intraprese una spedizione che, in caso di insuccesso, avrebbe messo a repentaglio la sua stessa esistenza. Alcibiade considerava questa impresa un modo per entrare nella storia. Pensava agli onori e alla gloria, non alla sconfitta. Ma in una città dominata dall'invidia, ogni sua mossa veniva vista con sospetto. Poco prima della partenza della grande flotta, avvenne qualcosa di terribile. Molte statue del dio Ermete furono contemporaneamente sfregiate in tutta la città. Il risultato fu una sorta di maccartismo, una repressione in seguito alla quale furono arrestate centinaia di persone innocenti che per istinto di sopravvivenza cominciarono ad accusarsi a vicenda. I nemici di Alcibiade fecero circolare la voce che era lui il responsabile di quell'azione blasfema contro le statue, facendolo così accusare di sacrilegio. Sentendosi oltraggiato, Alcibiade chiese di essere processato subito, fintanto che godeva di grande popolarità. I suoi accusatori invece cercarono di ritardare l'incriminazione il più possibile, nel tentativo di processarlo in contumacia, cioè dopo che la flotta fosse salpata per la Sicilia. Ma quella decisione avrebbe avuto conseguenze disastrose. Nel 415 a.C. gli ateniesi si prepararono a far salpare un'incredibile flotta di navi da guerra per un viaggio di circa 1.500 km da Atene alla Sicilia.
sotto il doppio comando di Alcibiade e di Nicia, la flotta più costosa mai costituita prima era ansiosa di conquistare una terra di ricchezze abbondanti e desiderosa di ridurre Sparta in ginocchio. Ma Alcibiade agiva sotto un velo di sospetto per l'accusa di aver commesso atti indicibili contro il dio Ermete. Subito dopo la partenza della grande flotta, la commissione d'inchiesta contro Alcibiade e i suoi atti criminali giunse ad un verdetto di colpevolezza. Venne quindi mandato un incaricato per ricondurre Alcibiade ad Atene, dove avrebbe subito una punizione. Alcibiade si rifiutò di tornare indietro e di rimettere la propria vita nelle mani dell'assemblea ateniese, perché questo sarebbe equivalso a una sentenza di morte. Vittima della propria gloria, Alcibiade scelse di fuggire piuttosto che affrontare il giudizio che lo attendeva. Ma solo un uomo con la sua spavalderia poteva avere il coraggio di tentare la mossa successiva. Andò a Sparta, dove fu accolto con favore, perché, essendo un disertore ateniese, era a conoscenza di informazioni utili. La sua esistenza ne uscì stravolta. Alcibiade, l'ateniese più importante, che era solito vestirsi con eleganza, portare i capelli molto lunghi e partecipare a feste e orge, a Sparta divenne subito più spartano degli spartani. Indossava abiti molto semplici e si esercitava con disciplina in molte attività fisiche. Tutti si innamorarono di lui. Alcibiade portò un vento di spavalderia e di audacia ai riservati spartani. Nel frattempo a Siracusa, Nicia era a capo di una spedizione a cui si era opposto fin dall'inizio. Nicia, oltre a non voler combattere in Sicilia e ad essere molto conservatore e superstizioso, soffriva anche di problemi ai reni. Non godeva di ottima salute. Nonostante un comando debole, l'ingente flotta ateniese ebbe la meglio sui siciliani. A terra l'esercito tagliò sistematicamente le linee di rifornimento nemiche, riducendo Siracusa in un ammasso di rovine e facendo precipitare le sue truppe nell'insubordinazione più totale. Con la città sull'orlo del collasso, furono mandati degli inviati siracusani a Sparta per chiedere aiuto. Alcibiade convinse i riluttanti spartani ad agire subito, sostenendo che gli ateniesi non si sarebbero fermati finché non avessero controllato anche la parte occidentale del paese, compreso il Peloponneso. Gli spartani mandarono un uomo di nome Gilippus per infondere coraggio nei cuori dei siracusani. A differenza della maggior parte dei generali spartani, famosi per la loro prudenza, Gilippus agì con un'audacia non comune. Salpò con sole 4 navi e un piccolo contingente di marinai che rappresentavano una speranza per i male equipaggiati siciliani. Finalmente i siracusani avevano un vero esperto militare, una persona che conosceva bene le arti della guerra e di cui potevano fidarsi. Subito dopo il suo arrivo a Siracusa, fu costruito un contromuro per spezzare le linee ateniesi. Poi, nei successivi 12 mesi, Gilippus rimodernò l'esercito e la flotta secondo i criteri dell'ordine e della disciplina spartani. Poco alla volta riuscì a trasformarli in un formidabile esercito. Riorganizzò l'intero sistema a partire dalle messe comuni. I siciliani e gli spartani, dopo tutto, appartenevano alla stessa etnia, quella dorica, e avevano strutture sociali molto simili. Lui sfruttò queste somiglianze. Nel giro di un anno li trasformò in un esercito di prim'ordine, che riuscì a sconfiggere gli ateniesi in una battaglia campale nel grande porto di Siracusa, dove i siracusani avevano chiuso l'accesso con una fila di navi. Alla fine, gran parte della flotta ateniese venne distrutta da siracusani guidati da uno spartano. Le vittime, che furono numerose, ricoprirono quasi completamente il mare. Di fronte a una morte sicura, gli ateniesi sopravvissuti fuggirono, ma presto si ritrovarono impantanati in un terreno paludoso, dove furono massacrati tutti, fino all'ultimo uomo. La disfatta ebbe luogo sul fiume Asinarius, dove gli ateniesi, tra fango e sangue, lottarono gli uni contro gli altri per la sopravvivenza. Furono massacrati dalla cavalleria e dall'esercito siracusani. Fu una sconfitta che gli ateniesi non avevano mai subito.
e che non avrebbero mai pensato neanche minimamente di subire. Sulla scia dell'umiliante sconfitta, Nicia si arrese e alla fine fu giustiziato. L'assedio di Siracusa, durato 2 anni, si era rivelato un completo disastro. Per loro fu un vero oltraggio, perché non era come essere battuti dagli Spartani sul suolo greco. Avevano subito una pesante disfatta in una terra lontana, davanti agli occhi di tutto il mondo ellenico, sia dei greci che degli abitanti delle molte influenti colonie. A Sparta invece la situazione era completamente diversa. Gilippus tornò in patria da eroe, mentre Alcibiade tese una trappola alla sua ex città-stato. Consigliò ai comandanti spartani di predisporre un accampamento permanente ad Ecelea, non lontano dalle mura di Atene, dove nel 413 a.C. fu installato un presidio per consentire alle truppe spartane di tenere sotto pressione il nemico bruciando le terre circostanti la città. Atene fu obbligata a fare affidamento soprattutto sui rifornimenti di cibo provenienti dal mare. In tutto il mondo greco pensarono che la guerra fosse finita, ma scoppiò una rivolta generale nell'impero ateniese. Alcibiade, sempre opportunista, si preparò all'attacco finale. Per prima cosa incoraggiò il governatore persiano Tissaferne a finanziare lo sforzo bellico di Sparta. Poi sottrasse molti territori al controllo di Atene. Ma nel frattempo ricadde nei suoi vecchi vizi, insidiando addirittura la moglie del re di Sparta, Timea. Alcibiade era un uomo davvero intemperante. A Sparta si fece coinvolgere in una serie di intrighi che gli procurarono molti nemici. Furono proprio quei nemici che fecero sapere al re di Sparta, in quel momento al comando di un distaccamento a Decelea, che sua moglie aspettava un bambino. Quando Re Agis calcolò da quanti mesi non vedeva sua moglie, qualcosa non tornò nei suoi conti. I nemici di Alcibiade lo accusarono subito di essere il padre del bambino. Re Agis non reagì certo bene alla notizia e Alcibiade dovette scappare in gran fretta per evitare di essere giustiziato. Dopo aver già tradito una volta, doveva farlo di nuovo, ma non poteva più tornare ad Atene, dove avevano messo una taglia sulla sua testa. L'unico posto dove poteva rifugiarsi era la Persia. E così il camaleontico Alcibiade, condannato sia ad Atene che a Sparta, cambiò nuovamente bandiera. Che tipo di persona può essere uno che tradisce il suo popolo per i più acerrimi nemici e poi tradisce anche questi per un ulteriore nemico? Che tipo di persona può fare una cosa simile? A quanto pareva, il fato non era dalla sua parte, così come non lo erano gli Spartani. Ma l'audace generale aveva un altro asso nella manica, una mossa particolarmente audace anche per lui. Ma avrebbe funzionato? Per più di 300 anni, la sola vista di un muro di mantelli rossi e scudi di bronzo era sufficiente a spingere alla fuga gli avversari di Sparta. Cos'era che permetteva a questa straordinaria società di prevalere anche se nettamente in minoranza? Per tentare di comprendere la mentalità di uno dei suoi guerrieri, può essere d'aiuto prendere in esame una delle ultime vestigia della società spartana, la poesia. Tirteo ricoprì un ruolo fondamentale nella società spartana perché era un poeta con una potente forza espressiva. Attraverso le sue poesie riuscì a sollevare il morale degli spartani. Divenne, in un certo senso, la voce di Sparta. È scioccante vedere un uomo anziano che giace in prima linea. Un vecchio guerriero dai capelli bianchi e dalla barba grigia che esala il suo coraggioso ultimo respiro nella polvere. È una visione terribile. Ciò che rende bello un giovane è il fiore luccicante dell'amata gioventù. Vivo, ammirato dagli uomini, desiderato dalle donne. Ma ancor più bello è vederlo cadere al suolo in uno scontro corpo a corpo. Lasciate che ogni uomo dispieghi le sue gambe al suolo, si morda le labbra con i denti e attenda. Questo
Questa era la mentalità spartana che permise a una piccola città-stato greca, nettamente in minoranza, di sottomettere 250.000 persone, di costringere popoli ostili a stringere potenti alleanze e di sconfiggere un esercito persiano di imponenti proporzioni.